Il Lesser Optimist Club di Agrigento, presieduto da Jana Simpanen, ha organizzato un'iniziativa formativa ed educativa. Si tratta di Favolando, leggere e giocando, alla fine di sensibilizzare bambini e genitori sull'importanza della lettura contro la povertà educativa dell'infanzia. Ebbene, si sono svolti diversi incontri nei locali della Biblioteca Comunale La Rocca e adesso si è svolta la manifestazione conclusiva. Oggi è un giorno di festa, il Solo Optimist Club di Agrigento ha deciso di festeggiare la giornata mondiale del libro e più in generale della lettura il 23 di aprile, a conclusione di un ciclo di laboratori creativi che si sono svolti il 6, il 13 e il 20 di aprile e hanno coinvolto 60 bambini delle scuole elementari della nostra città e oggi è la giornata della restituzione perché i bambini doneranno i lavori realizzati alla biblioteca e al comune, quindi è un giorno di festa dove i bambini sono i protagonisti di una giornata molto importante. Lo scopo di questa giornata è quello di combattere la povertà educativa e di rendere la biblioteca il centro di aggregazione, un centro di contatto tra diverse culture e diverse realtà, rendere la biblioteca un luogo vivace, frequentata da bambini che diventano protagonisti, diventano loro gli autori dei libri, come in questo caso. In base ai racconti che noi abbiamo proposto loro, loro hanno creato dei libri, hanno creato delle filastrocche, hanno creato dei disegni e oggi quindi con grande gioia i bambini doneranno questi lavori per combattere la povertà educativa in Italia. È un'iniziativa di quelle che spesso forse vengono un po' sottaciute ma che poi hanno davvero un rilievo e un supporto considerevole per le famiglie, per i genitori che cercano di far trascorrere ai propri bambini del tempo in maniera proficua, senza che questo tempo venga utilizzato in maniera trascurata davanti palmari o computer o televisioni in maniera spesso vuota. No, ci sono state delle bellissime iniziative, delle bellissime giornate promosse dal Solo Optimist che vogliamo ringraziare e che davvero hanno dato la misura di quanto ci sia interesse verso questo tipo di attività che si rivolgono in questo caso ai bambini, ma che promuovono la cultura e una cultura in questo caso di parità e di genere. Una bellissima iniziativa che il Comune ha sostenuto con una grande partecipazione di interesse che certamente dovrà essere riproposta.